esperto e veloce, ha guidato qualsiasi tipo di autovettura, un grosso in fondo a lui. Oh.
scommessa veramente per riportare le macchine sul mitico tracciato della Cellara Colle d'Oscione col primo slalom di Cellara, progetto partito un anno fa, oggi che si è concretizzato con un numero di partecipanti vicino agli 80 iscritti. Giudizi unanimi del percorso e dell'allestimento dei piloti. È una grande soddisfazione per te, cosa ti senti di dire? Vabbè, io voglio ringraziare innanzitutto tutti i piloti che ci hanno dato l'onore di venire a correre qua a Cellara, e per me è una grande soddisfazione. Ci dobbiamo spostare che sta arrivando Scaramozzino. È una grande soddisfazione, il numero c'è, speriamo l'anno prossimo di essere ancora più numerosi. Ringrazio tutti veramente di cuore. Allora, intanto a nome di tutti i piloti ringrazio te e i tuoi amici, il tuo team, la tua figlia che è di fianco a te per aver riportato le auto sul mitico tracciato di Cellara. Sì. Ti faccio i miei complimenti e ti aspettiamo la premiazione. Grazie. Dimmi! Ringrazio tutti, basta. Oh, basta, ok. Di poche parole. Ciao e grazie di tutto. Lo slalom di Cellara. Bene, con questo splendido inizio iniziamo con le premiazioni del primo slalom sul percorso di Cellara, mitico percorso Cellara della Colle d'Ascione. Massimo, vuoi dire due parole? Sì, vieni qua, vieni. Primo slalom di Cellara già con numeri positivi in termini di piloti e di gradimento del percorso. Allora, buonasera a tutti, un ringraziamento da parte mia va agli amici di Cellara che hanno voluto fortemente questo slalom qui a Cellara, ne abbiamo parlato dall'anno scorso, si meritavano questa manifestazione, e Asa Castrovillari quando viene chiamata a fare questo tipo di manifestazione e trova appassionati come la famiglia Covello, Gianmarco Tosti e tutto lo staff, Venneri e quant'altro, è stata ben lieta di avere riportato le vetture da corsa sul percorso di Cellara. Terzo round dello Challenge Slalom Calabria, grande partecipazione, sono stati 70 i concorrenti al via, in una giornata particolare perché, mi piace dirlo, avevamo una concomitanza un po' importante, ma abbiamo voluto sfidare quello che era il campionato italiano Agisport. Ci siamo riusciti bene, non vi dico i numeri del campionato, ma siamo oltre, abbiamo sorpassato di parecchi numeri, 25% in più, senza parlare di numeri. Allora, ma questo ringraziamento non va alla Asa Castrovillari, ma va appunto a questo gruppo di appassionati che con li vorrei tutti quanti qui sul palco, è giusto? Ok, quindi tutti i piloti del locali che hanno voluto fortemente questo slalom devono salire sul palco, a iniziare da Gianmarco Tosti. Un grosso applauso e benvenuti nel clan dei pazzi degli organizzatori. Michele Bozzo. Ivano Venneri e Samuele Venneri. C'è pure Emilia forse, tu che dici? Sì, sì, mi sa che dobbiamo chiamare anche Emilia. Emilia Covello. Il boss. Vieni Gianfranco, fate un applauso a Gianfranco Covello, il boss. Allora siamo... Ve lo meritate, sì.
Allora, purtroppo Gianfranco ci ha fatto un brutto scherzo, perché aveva promesso a tutti che avremmo avuto una madrina della manifestazione. Oggi lo possiamo dire, si è inventato tutto. E quindi iniziamo le ostilità, Renato, no? Allora, Belen non ha perso l'aereo e quindi Mario Tricoci è andato a prenderla e se ne è dovuto tornare vuoto. Quindi ringraziamo te e chi ti ha promesso questa cosa. Grazie. Uno a uno palla accento. E a questo punto Gianfranco ti cedo la parola, perché se ti vuoi scusare, non lo so, per prego. Quanto ne sei sicuro, mi devo scusare. No. Devi dire, se mi posso permettere, come hai avuto l'idea di questo slalom di Cellara, i pazzi che l'hanno realizzato insieme a te. Eccoli qua, sono tutti presenti. Allora, come hai avuto questa idea dello slalom? No, veramente l'hanno avuto a loro, mi hanno portato finiti, in tutti i sensi. Vogliamo fare lo slalom, facciamo lo slalom e l'abbiamo fatto. Allora Gianfranco, di pochissime parole, veramente io vi chiedo un applauso a questi pazzi organizzatori e visionari che hanno riportato le auto da corsa a Cellara. Il percorso lo conoscete, forse il tempo non ci ha aiutato per ripristinare il percorso perché ogni giorno pioveva, però sicuramente abbiamo qualcuno che già sta pensando. Eugenio, vieni! Sta pensando che dobbiamo rifare l'asfalto del percorso di Cellara. Perché chiama Eugenio Aceto? Assessore alla viabilità della provincia di Cosenza. Eugenio Aceto, ecco qua, a te il microfono. Sappiamo che era preventivato un ripristino, però il tempo non ci ha aiutato. Vai! La prima cosa... Buonasera a tutti, complimenti a tutti voi, perché di solito è vero che l'anima sono gli organizzatori, ma anche i piloti che hanno reso questa ripartenza sul percorso di Cellara sono stati davvero tanti, quindi un applauso a tutti voi che avete reso questo evento, e metto a fianco di Emilia se no la copro. E la cosa che ovviamente volevo dire, io ho preso un impegno da Mendolara e l'ho mantenuto. Ora Massimo, chiedimelo, fammi prendere un altro impegno davanti a tutti, vediamo se riesco a mantenerlo. Qual è la prossima richiesta? Quindi il mio impegno deve essere, per il prossimo anno dobbiamo realizzare la gara di Cellara. Prendiamo questo impegno, ovviamente un ringraziamento va al presidente della provincia Rosaria Succurro che ci ha dato questa possibilità. E dato che io ero impossibilitato, quest'anno è venuta proprio lei personalmente a verificare, cosa che non è mai successa su un percorso di una gara, a verificare personalmente. Non mi dilungo oltre perché dovete rientrare nelle vostre città, diciamo, di provenienza, quindi complimenti nuovamente agli organizzatori, all'ASA di Castrovilla un applauso, e io chiedo sempre poi un applauso per Renato che ci permette di rivedere errori e anche le nostre, diciamo, prestazioni. Grazie Eugenio. Bene. C'è una targhetta da parte dell'organizzazione. L'amministrazione provinciale che chiaramente ritira. Eugenio. A favore di telecamere. Grazie Eugenio e grazie alla provincia di Cosenza. E passiamo direttamente a premiare le auto storiche o consegniamo un premio che è stato istituito per allora intanto abbiamo siamo nella classifica assoluta che vince, non la classifica assoluta, la classifica femminile che vince Emilia Covello, che è qui presente, che invitiamo a salire sul podio. C'è un premio offerto dalla gioielleria Tentazioni di Aprigliano, è un gioiello creato da un artigiano della... che è il signor Spadafore, un artigiano dei gioielli. Sì, là c'è il premio della Coppa Dame e il gioiello creato da questo artigiano è offerto da Gioiellerie Tentazioni. Vai Massimo. Allora, Emilia, hai ricevuto, mi hanno detto, un gioiello bello. Lo vuoi aprire? Sì, no, non vuoi, è tuo. Va bene, grazie. Un applauso a Emilia.
C'è un altro premio istituito sempre dagli organizzatori, tra loro, il pilota locale che è arrivato più alto in classifica. Indovinate chi è? Gianfranco Covello! Allora, io penso che lo dobbiate premiare voi, tutti quanti insieme. Ecco, poi premiate Gianfranco e salite sul podio. Ecco, salite sul podio insieme a lui. Grazie. Gruppo E1 Italia 1004. Su Fiat 1 dei piloti per passione Giuseppe Florimo, terzo classificato. Su A112 dei sempre dei piloti per passione, secondo classificato Domenico Tramontana. No, non è che dove sono bei motori arrivi sempre tu. Vabbè, ritira Agostino Fallara. Primo in Unitalia su Peugeot 106 del Cosenza Corse, voglio un'altra ola, Gianfranco Covello. E questo giusto per dirvi, Gianfranco voleva dire in casa mia. Gruppo E1 Italia 1006, grazie.